Contro l'Ostia Mare guadagna un punto l'Aquila, tornata in casa dopo due esterne. Una squadra ancora in rodaggio e acerba quella rossoblù, che ha incontrato una capolista, Ostia Mare, esperta della categoria e quadrata. Sono passati solo due minuti dal calcio d'inizio quando Vano si infila tra i difensori attoniti, ritardo dell'estremo e la rete si gonfia. L'Aquila subisce il colpo, facce buie e sbuffi in campo. Al settimo, il primo però a ritrovare lo spirito è Minincleri, che tira alto. Lo segue Ganci, che servito dalla fascia piazza un colpo di testa che l'estremo intuisce e para. Gli animi si accendono e al quattordicesimo arriva l'espulsione di Vano, il quale lontano dalla palla colpisce Capitan La Vista. La partita prende un'altra piega, l'Aquila in vantaggio numerico comincia a spingere, anche se spesso confusamente, come Dick Vicious che scarta uomo e guadagna mezzo campo per servire Ganci, il quale non intercetta la sfera che scivola fuori. Ed è al 36esimo che rossoblù concretizzano gli sforzi in avanti. Valenti, entrato da poco, scarta due avversari e calcia una bordata dai 25 che supera l'estremo dell'Ostia Mare impotente e si insacca preciso nell'angolino basso. Allo scadere del primo tempo, Russo in area calcia in diagonale, parata di 4-8, ribattuta da Zane al volo, finisce altissima sugli spalti. Secondo tempo caratterizzato dalla difesa a denti stretti dell'Ostia Mare, che soffre per l'inferiorità numerica. Con una serie di cambi l'Aquila cerca di sbloccare il risultato e spinge il suo 4-3-3. Al quarto, Valenti dal limite dell'area serve Ganci, il quale non intercetta e la palla è fuori. Tanti tentativi e poi all'ottavo, sempre Minincleri, trova Dick Vicious che si infiltra nella difesa avversaria ma calcia alto sulla traversa. Solo al dodicesimo gli ospiti entrano nell'area aquilana con una punizione che Attili manda a due metri dai pali. Al diciannovesimo rigore reclamato dall'Aquila per un episodio molto dubbio, ma il direttore di gara prosegue. Al trentesimo il gol partita mangiato. È sembrato un'indecisione. Minincleri, liberato da Buonvissuto, arrivato sotto la linea di porta, calcio debole, traversa di piatto, la palla rimbalza fuori dalla linea, con il difensore celere a liberare l'area. Il pari sta bene a mister Massimo Morgia, che invita a non farsi sopraffare dalla frenesia del risultato. Ha fatto il possibile, l'impossibile, non abbiamo buttato dentro, le partite sono determinate dai gol. Però credo che la dimostrazione di aver giocato, di aver fatto la partita sempre, secondo me, nonostante le tante facce che vedo scure, qui c'è troppa apprensione, troppa fretta, che non aiuta per niente. Chiaramente l'espulsione ha condizionato la nostra partita, che insomma si era messa bene. Sappiamo che dovevamo venire a soffrire perché incontriamo una delle squadre più forti del girone. Chiaramente 75 minuti in 10, devo dire, sono stati veramente grandi i ragazzi.